benvenuto o bentornato. Io sono Roberta e questo è il mio canale che racconta della mia vita di donna, moglie e mamma. Finalmente, dopo una lunghissima assenza, direi, ritorno su questi schermi. In realtà non sapevo bene con quale video ritornare, cosa raccontarvi in particolare durante, insomma, tutto questo lasso di tempo in cui, come avrete visto, appunto, chi segue con costanza perlomeno il mio canale non ha visto, ecco, delle pubblicazioni nuove e quindi dei nuovi video e dei nuovi contenuti. Perché il motivo è più che valido. Se non mi seguite su Instagram, ovviamente non lo sapete. Se invece mi seguite anche sugli altri vari social e canali digitali, sapete benissimo qual è il motivo della mia assenza. O meglio, anzi, ve lo mostro, ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Il motivo è la bimba che c'è qui dentro la pancia, quindi ritorno in grande stile, per così dire, con un grande annuncio. E chiaramente, insomma, tutto quello che è stato il periodo precedente non ho avuto né tempo né modo e anche voglia, mettiamoci dentro, e possibilità di dedicarmi a un hobby come YouTube. Mi è dispiaciuto tanto non poter essere più costante o essere presente anche con le varie rubriche che tenevo con l'altra ragazza, l'altra mia amica Melania, quindi con i nostri vari appuntamenti, con i preferiti delle stagioni, dei mesi, eccetera. Però onestamente ho preferito tagliare un pochettino la spina, staccare un po' da tutto, dedicarmi a me, dedicarmi alla mia famiglia e dedicarmi anche alla piccolina in arrivo. In realtà, anche negli ultimi video che avete visto pubblicato, chiaramente ero già in dolce attesa. Infatti, come potrete vedere dal pancione e anche dal fiatone, sono già nel terzo trimestre di gravidanza, sto per entrare all'ottavo mese e quindi, insomma, vi ho tenuto nascosto, diciamo, per un bel po' di tempo. Abbiamo tenuto soltanto per noi la lieta notizia per diverso tempo. Essendo ormai abbastanza vicini, quindi a quella che è il periodo e la data prevista, perlomeno, ecco, è sempre bene dire prevista per il parto, ho pensato che potrebbe essere utile e carino condividere con voi, arrivato insomma alla preparazione della benedetta e tanto attesa valigia, perché giustamente quando già si entra nell'ottica di iniziare a lavare il corredino, di iniziare a preparare la valigia, vuol dire che davvero il momento si avvicina sempre più. E allora ho pensato appunto di inaugurare una piccola serie di video in modo tale che possa essere di aiuto a tante future mamme o chi perlomeno magari è mamma alla prima esperienza. In realtà non soltanto alla prima esperienza, perché comunque, anzi, strada facendo è proprio con determinati errori magari alle spalle, dalle valigie precedenti, si riesce a razionalizzare e pensare in modo più concreto e funzionale tutto quello che realmente può essere utile. Dividerò questa serie di video in diverse tipologie, in modo tale che chi è interessato magari soltanto alla valigia del bambino, piuttosto che soltanto al beauty della mamma o al beauty del bambino o alla valigia della mamma e così via, anche se tutto è sempre molto relativo perché tanto dipende anche dalle varie disposizioni e dalle varie liste che rilasciano i vari ospedali o cliniche dove si va a partorire.
E quindi praticamente, ripeto, li dividerò per sezioni e per tema in modo tale che uno sarà anche molto più semplice per voi andarli a ricercare a colpo sicuro, due non verrà fuori un video lunghissimo e magari super noioso, ma diviso in vari step. Oggi in particolare mi dedicherò a quello che è il beauty case che ho preparato per me. In particolar modo io ho utilizzato questa volta un beauty case di questa tipologia, quindi il classico con anche il gancetto, quindi abbastanza comodo per essere anche appeso. È anche una dimensione abbastanza compatta. Sono riuscita a farci entrare dentro praticamente tutto, tranne praticamente un prodotto. Ma sicuramente per quello che riguarda insomma la cura della persona mi è stato più che sufficiente. Io ho preparato questo beauty con utilizzando praticamente tutte quante le mini size, mentre la prima volta per la precedente gravidanza avevo portato delle bottiglie decisamente più grandicelle, sempre diciamo abbastanza contenute come ml, però non erano i classici formato da viaggio. Con l'esperienza appunto mi sono resa conto che invece per la degenza più o meno lunga che si va ad affrontare è più che sufficiente avere comunque inizialmente come primo approccio in valigia delle mini taglie, tanto a eventualmente farsi portare quello che manca si fa sempre in tempo. Io ho comprato questo beauty case nuovo, quindi non lo possedevo già da prima. Io sono una fanatica di pochette, ne ho di tutte le taglie e di tutte le misure, però in realtà proprio come beauty e quindi con un uso finalizzato soltanto a beauty case non ne avevo nessuno. Siccome ho acquistato anche dello stesso marchio e della stessa firma che è la Child Home, poi ovviamente come sempre vi lascerò tutti quanti i riferimenti di tutto quello di cui vi parlo e che menziono sotto giù nel box delle informazioni. Ho acquistato il borsone anche, che sarà quello denominato praticamente come borsone da sala travaglio, ecco, quindi non la valigia classica ufficiale, ma il borsone che si porta direttamente in sala travaglio, quindi con lo strettissimo indispensabile. Avendo acquistato appunto quello dello stesso colore, dello stesso marchio, mi è sembrato comunque molto carino fare l'abbinata con anche il beauty uguale. Questa linea e questo marchio inoltre appunto fanno questa simpaticissima scritta, ecco, in qualche modo con chiaramente la dicitura Mom Life, ma c'è anche nella versione papà, e c'è anche appunto nella versione borsa, borsone, zainetto, questo, quell'altro, eccetera, e sono proprio finalizzati ad essere molto comodi e molto utili per i neogenitori. Infatti, per esempio, all'interno del borsone ho ritrovato anche tranquillamente la sezione fasciatoio portatile, eccetera, eccetera. Comunque, quando parleremo del borsone, vi mostrerò nel dettaglio quali sono effettivamente le caratteristiche e la differenza rispetto ad altri prodotti, rispetto a questo marchio. E allora, partiamo dal beauty. Il beauty ha anche una tasca sul retro con chiusura calamitata e poi chiaramente la classica, dove io comunque non ho messo niente all'interno, e poi la classica chiusura con cerniera. Come vedete è molto 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 capiente, io sono riuscita con grande tranquillità e facilità a inserire tutti quanti i prodotti. Partiamo dal primo. Allora, una cosa che avevo portato anche nella precedente valigia parto è stato lo shampoo secco. Io ho preso questo qui della Fructis, deterge i capelli senza bagnarli. Perché ho preso questo? Perché comunque, per quanto si possa arrivare preparati a quel momento e quindi magari
quanto più ci si avvicina e si è a ridosso del parto, si fanno tantissime docce al giorno anche per contenere un po' le piccole contrazioncine e vedere se queste si placano, si fa lo shampoo spesso perché magari si è lì per avviarsi al parto, però in ogni caso se i giorni di degenza magari sono di più del previsto e magari siamo impossibilitate dal poter far subito una doccia, quindi per esempio non so, nel caso di punti, parto cesareo, questo e quell'altro, comunque averlo d'emergenza male non fa, ecco, anche se poi magari ci si riesce a lavare tranquillamente e normalmente, però avere la doppia alternativa credo che sia sempre utile, perlomeno per la cute, ecco, perché chiaramente durante il travaglio, durante la fase espulsiva o altro del bimbo, bimbo bimba, solitamente si suda tantissimo. Per forza, cioè è scontato dirlo, quindi se non si ha la possibilità appunto magari di poter far da subito la doccia completa una volta tornati in stanza, ripeto, avere la doppia alternativa non guasta. Dopodiché ho portato un purtroppo per dato il periodo, disinfettante per le mani, il classicissimo di Amukina. In realtà è una cosa che viaggia da me da sempre, che viaggia nelle mie borse da sempre, non soltanto in periodo di pandemia, però mai come adesso, in ogni caso, è assolutamente indispensabile. Poi ho portato una mini size, che tanto mini non è, perché in realtà parliamo di 100 ml, di sapone intimo Saugella verde, che è quello in particolar modo indicato durante sia la gravidanza che anche nel post parto e in tutte quante le situazioni di rischio di infezioni e di vita comune con altri individui come piscine, palestre, spiagge, eccetera eccetera. Quindi questo qui io lo utilizzo sempre, lo sto utilizzando anche durante tutto quanto il periodo appunto della gravidanza e continuerò ad utilizzarlo anche chiaramente nel post parto. Poi una mini come dire, una mini size, sempre anche questa da 50 ml di vediamo se così lo metto a fuoco, sì o no non saprei, forse sì, sono riuscita, di colluttorio, quindi per i denti. Chiaramente uno spazzolino con l'immancabile beccuccio che protegge la testina. Poi una mini size anche appunto di shampoo, questo qui mi era stato dato dal parrucchiere in uno di questi formati da pacchetti, insomma, questi insomma per partire, per viaggio, quindi le varie mini taglie del marchio Revlon. Il profumo è buonissimo, 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 quindi sicuramente non vedo l'ora di utilizzarlo, anche se non dovessi utilizzarlo in ospedale, perché questo odore mi piace tantissimo. E poi ho portato, se dovessi arrivare per esempio truccata nella fase improvvisa, ecco, dell'avvio del travaglio, sto portando comunque una mini size di acqua micellare del marchio Sien, quindi un bifasico praticamente, proprio per eventualmente togliere il trucco, e in questa taschina interna ho inserito anche i dischetti di cotone, non li tiro fuori, giusto perché comunque preferisco che si mantengano abbastanza salvaguardati e in una taschina, ecco, che li renda igienici quanto più possibili. Poi sto portando anche una crema banalissima idratante alla melagrana bio e bacche di goji, sempre del marchio Sien. Piccolina piccolina, perché comunque l'idratazione è fondamentale soprattutto in queste circostanze e situazioni.
Sto portando una mini mini size da 20 ml di dentifricio, carinissimo. Poi sto portando un'altra mini mini size che mi è stata fornita in farmacia avendo acquistato una crema Eucerin, una crema mani, sempre appunto del marchio Eucerin. Il mio deodorante del cuore, un semplicissimo Dove spray. Una lametta, perché nella vita non si sa mai, meglio averla che non averla. Dopodiché una mini size di bagnoschiuma o doccia corpo, insomma, che dir si voglia. Questa qui era una mini size che ho preso all'interno dello store OVS, dove qui perlomeno nella mia città c'è anche una grande sezione dedicata proprio al settore della profumeria, e quindi insomma tutti quanti i prodotti sia beauty che di bellezza. Era una confezione di 4 piccole mini size, tutte quante di bagnoschiuma, contenuti all'interno di una pochettina piccolina trasparente. Per il postparto avevano tutti delle profumazioni differenti. Per il postparto o eventualmente comunque in generale per la degenza ed il ricovero ospedaliero, ho preferito questa qui dalla profumazione latte e miele, proprio perché sono una combinazione di elementi sia molto idratanti per il corpo, sia anche non particolarmente dall'odore molto forte, perché sappiamo che infatti i primissimi giorni anche i nostri bimbi devono iniziare ad abituarsi ad una nuova realtà che riguarda anche e soprattutto tutte quante le varie sensazioni sensoriali, quindi chiaramente dove rientra anche tantissimo l'olfatto. Io non voglio dei prodotti che vadano a come dire stravolgere quello che è il mio personale odore di mamma e quindi del mio pH, ma voglio dei prodotti che siano quanto più delicati possibili, in modo tale da non disturbare anche il neonato e andare a dare invece da subito quella sorta di imprinting con la mamma e quel legame che poi sarà insomma quello che ci porteremo dietro poi un po' per gli anni a seguire. Quindi ho scelto questa profumazione, poi c'era infatti il muschio bianco, le altre, ma erano decisamente come odori molto più forti e come dire sicuramente che poco naturali, ecco. C'era l'aloe e così via, tutti buonissimi per carità, ma non adatti a questo preciso a questa precisa funzione in questo particolare momento della vita. Poi in questa bustina, che fa parte di un kit di piccole bustine con l'apertura così a scomparsa, che avevo preso tanto tempo fa da Tiger nella sessione dedicata ai viaggi, ho messo dentro anche dei cotton fioc. E poi ultimo prodotto diciamo legato proprio al beauty, ma che in realtà ha una funzione importantissima, fondamentale, ed è immancabile assolutamente nel mio beauty, credo che sia stata veramente la prima cosa che ho acquistato in assoluto, è non è altro che, vediamo se lo mette a fuoco in modo tale che possiate vedere bene e prendere nota, l'olio Vea. L'olio Vea non è altro che un preparato quindi oleoso contenente soltanto praticamente la vitamina E. Questa in cosa aiuta? Aiuta ed è una crema che va applicata sui capezzoli per la preparazione e l'avvio di un buon allattamento al seno.
Io la misi e la utilizzai immediatamente, subito, anche con il mio primo bambino, che ho allattato per ben 3 anni, quindi diciamo che di allattamento un pizzichino ormai ne so, e quindi praticamente appunto va, è un composto oleoso, ma anche quasi della consistenza tipo gel per capelli, per capirci, quindi è anche abbastanza appiccicaticcio, va posto appunto sui capezzoli e fa un effetto barriera e di protezione della pelle della mamma. Quindi va a prevenire soprattutto tutta la parte inerente alle piccole ragadi, perché per quanto comunque i bimbi facciano inizialmente un attacco sin da subito corretto, i primissimi giorni, cioè inutile dire, comunque fanno un po' male, non fosse altro per comunque la durezza delle loro gengive e per la voracità con cui si attaccano. Quindi avere un prodotto di questo tipo che io utilizzavo in combinazione con le mitiche e magiche coppette d'argento crea appunto sia questo effetto barriera, sia eventualmente va a risanare laddove ci sia un principio di qualche piccola ragade, feritina, screpolatura, eccetera eccetera. Quindi mantiene molto idratata la zona, ma allo stesso tempo cura e lenisce. Quindi direi un mix assolutamente perfetto e indispensabile, soprattutto per l'avvio di un buon allattamento. Poi, una volta che il seno si sarà abituato e farà il famoso, tra virgolette, callo, chiaramente non ci sarà più bisogno assolutamente di utilizzare alcun tipo di prodotto, però inizialmente io onestamente mi sento spassionatamente di consigliarlo, proprio perché tante volte può essere un deterrente per le mamme il continuare ad allattare laddove non sono pronte e ben informate nel sapere che inizialmente è normale provare questo genere di fastidio, perché sia gli ormoni fanno la loro parte, quindi c'è una grande sensibilizzazione della zona e anche data dalla eccessiva vascolarizzazione eccetera. Dall'altra parte comunque è giusto appunto essere informati e sapere che comunque esistono anche i rimedi adatti per superare il primo momento critico. Poi, sempre all'interno di questo beauty case, ho creato anche una sezione, le ultime cose che sono rimaste, dedicate ai capelli. Io per adesso li ho tagliati, quindi rispetto insomma agli ultimi video in cui ci eravamo visti e lasciati, li ho un po' accorciati e trovo che per me sia la soluzione più pratica e migliore per riuscire insomma a gestire al meglio sia il bambino grande, tra virgolette, che la nuova arrivata, ma soprattutto perché comunque io tendenzialmente asciugo i capelli a testa in giù con il diffusore, utilizzando insomma i prodotti dedicati ai capelli ricci eccetera, e perdere tanto tempo in una posizione che ormai mi è impossibile e scomoda diventa davvero molto faticoso. Quindi arrivato a questo punto io ho deciso insomma di accorciarli, però non sapendo comunque quale sarà la lunghezza anche nell'ultimissimo periodo a venire, sto comunque portando dei banalissimi elastici, poi una fascia, anche questa per me immancabile. Se mi conoscete bene sapete che io sono quella delle fasce, dei cerchietti e così via, una mollettina e in ultimo una mini size, anche in questo caso di una spazzolina. Questa, se non erro, questa è del marchio Frank Provo e l'ho presa in una di queste catene tipo Acquestapone e così via.
E con questo quindi il mio beauty è svuotato e vi ho mostrato tutto quanto il contenuto, che spero chiaramente insomma possa esservi di aiuto e di spunto. Come vi ho detto ad inizio video, c'è però un prodotto che non entrava dentro il beauty e che quindi ho posizionato in una tasca laterale del borsone, sempre appunto da travaglio, perché ho preferito portarlo invece in una non in una mini size per forza di cose, ma in un formato classico e normale, e non è altro che il sapone per le mani. Sapone per le mani, sapone per il viso, insomma, chiaramente uno semplicissimo. Ho scelto questo qui di felce azzurra, sempre per lo stesso identico motivo per cui vado alla ricerca di profumi comunque molto semplici, molto naturali, che sanno di pulito e quindi possano non disturbare l'olfatto della bimba. E ho preso queste qui in particolare, che è la versione puro per pelli sensibili, 0% coloranti, siliconi, parabeni, e anche testato contro le allergie al nickel. Chiaramente testato a 360 gradi, dermatologicamente. E quindi insomma mi è sembrata la giusta soluzione, ed ha un profumo che ricorda tanto anche la classica saponetta tipo del sapone di Marsiglia, per capirci, quindi quei classici profumi e profumazioni che sanno di pulito, di borotalco, ecco, comunque questi che non danno eccessiva noia. L'ho portato chiaramente nel formato grande perché le mani cioè ci se le lava continuamente, così come il viso e così via, quindi ho preferito comunque un formato che qualora magari ci possa essere anche qualcuno che mi assiste durante la degenza, a seconda insomma poi delle varie normative vigenti in quel preciso periodo, può essere sicuramente d'aiuto averlo sul lavandino, ed è un prodotto che comunque anche chi eventualmente resta in camera con me, mi assiste, può utilizzare a sua volta tranquillamente, quindi che non è il per dire personale colluttorio o sapone intimo, che magari ha delle esigenze particolari e indicate per quel determinato post operatorio o post parto nel dettaglio. Poi ho creato, però sempre che metterò all'interno non nel borsone del travaglio, ma nel borsone che ho preparato a parte, quindi contenente tutto quello che mi servirà successivamente nella degenza. Quindi, come vi spiegavo, è utile e importante avere un borsone di immediata, subito, da prendere immediatamente, anche se siamo da sole, anche se dobbiamo chiamare di corsa un'ambulanza, un taxi, quel che sia, per farci venire a prendere, quindi finalizzato a quello che è il primo momento, quindi da dover affrontare, quindi travaglio e parto, quindi con all'interno proprio quello che ci servirà subito. Poi successivamente chiunque ci può portare anche in un secondo momento quello che servirà per affrontare gli ulteriori giorni di degenza. Questo è infatti una di quelle cose che non va nel borsone del travaglio, ma che va invece nel borsone dei giorni di degenza. Ve lo mostro adesso, perché comunque andiamo a parlare sempre di sezione beauty, bellezza, eccetera eccetera. Chiaramente questo è assolutamente facoltativo, perché non sono dentro dei prodotti, come potete leggere dalla scritta, quindi è un minimo di make up, non sono dei prodotti che sono né indispensabili né che riguardano comunque la pulizia della persona e l'igiene, ma sono dei prodotti assolutamente, che sono tre in croce comunque, che ci possono essere utili per sentirci meglio. Allora, non che ci sia la possibilità sicuramente, come invece io ho avuto per il mio primo bimbo, di avere delle persone che ci vengono a far visita.
in ospedale o clinica che sia, però penso che comunque sistemarsi e vedersi anche in una certa maniera successivamente al post parto, avere modo magari non so se si è perso tanto sangue di avere un po' di blush sul viso piuttosto che idratare le labbra e così via, penso che comunque sia un toccasana per cercare di rimetterci in sesto. Infatti comunque non parliamo di mero make-up per quello che io ho scelto, ma semplicemente qualcosa che va magari a mascherare o attenuare dei rossori del viso e così via, che semplicemente ci fanno star meglio e vedere meglio. Tra l'altro, essendo io una grande amante delle foto, vorrei, ecco, non essere un pallido cadavere nel momento in cui anche dovessi farmi da sola un selfie. Comunque voglio essere un minimo, minimo, minimo curata. Ecco, non dico bella e al massimo della forma, ma curata sì. Quindi per me super immancabile il burro di cacao, quindi un banalissimo labello in questo caso, però con la finitura, in questo caso alla pesca e finitura shine, quindi che di quelli che poco 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 ti danno insomma quel colorito sano, per così dire. Quindi io ricordo una grandissima, grandissima disidratazione nel post parto. Soprattutto delle labbra, ma anche lateralmente, ecco perché ho portato anche la crema idratante, lateralmente al naso, eccetera, perché nel mio caso io la prima volta sono stata ricoverata già da giorni prima perché avevo rotto le acque, però in realtà io ho partorito soltanto 3 giorni dopo, andavo avanti soltanto con flebo, non ho potuto né bere né mangiare, anzi vi rimando anche al video del mio primo parto e racconto della gravidanza, sempre che vi lascio qui sul box delle informazioni, e quindi per forza di cose, veramente insomma, non potendo bere e mangiare, chiaramente ero molto disidratata e con questa perdita continua, continua, continua fino all'arrivo, del parto, delle acque. Quindi assolutamente immancabilissimo il burro cacao. Poi, come vi mostravo prima, un banalissimo blush, rosato, del marchio, Essence. Ma dico uno vale l'altro assolutamente con relativo pennello. Poi un correttore in crema di Kiko con cui mi trovo molto 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 bene, se riesco a mettervelo a fuoco. Ok, ci sono riuscita. Vediamo se riesco a mostrarvelo. Io utilizzo la gradazione 02. Eccolo qua, questo oltre che per le occhiaie, che sicuramente ci saranno, non ho dubbi perché già ce l'ho per natura, può andare a correggere anche magari appunto dei piccoli rossori, dei capillari che si rompono per il forte sforzo, delle spinte, ma anche qualche brufoletto che può apparire qui e lì. Dico, parliamo comunque di un delicato momento a livello proprio endocrino. E quindi si può incorrere con grande facilità in questo genere di cose. Dopodiché un rimmel. Fine della storia. Non ho portato completamente altro se non questo praticissimo che presi anche questo sempre da OVS. Infatti riporta il loro marchio dei prodotti. Questo qui Shaka è un piccolissimo necessaire che contiene praticamente dei pennellini. Questi pennellini perché? Perché comunque mi possono servire sia per distribuire magari meglio il correttore, sia eventualmente per utilizzare e trasformare anche il blush come ombretto, quindi giusto per dare un po' di rosato e colorito anche lì al viso. Fine della storia. Infatti, ripeto, non parliamo comunque di bellezza, ma parliamo di ritocchini che ci consentono di vederci al meglio e di essere presentabili perlomeno in quelle che saranno le foto che rimarranno nei secoli, nei secoli, nei secoli.
tutto qui. Allora, ok, e quindi questo video inerente quindi a tutta quanta la parte igiene, beauty, bellezza e beauty case, ecco, più che altro della mamma, si conclude qui. Vi aspetto nei successivi appuntamenti che, ripeto, troverete divisi per sezioni in modo tale da poter scegliere e cliccare su quello che vi interessa maggiormente, oppure se li volete vedere tutti ancora meglio. E queste chiaramente sono le mie personali scelte legate anche alle mie soggettive necessità. Chiaramente, ripeto, ci sono ospedali e cliniche che vi forniscono addirittura e vi fanno trovare in camera anche delle cose inerenti alla parte beauty, quindi comunque informatevi sempre su quello che sono le richieste specifiche comunque dell'ospedale o della clinica dove voi andate a partorire, proprio per viaggiare leggeri e informati senza ombra di dubbio. E poi chiaramente, insomma, tutto quanto è soggettivo perché è inerente alla propria esperienza personale, anche quelli che sono chiaramente i prodotti con cui noi ci troviamo bene. Quindi io vi mostro la macro categoria, per così dire, per dire, che ne so, il dentifricio, il deodorante. È chiaro che voi porterete il vostro e quello che più gradite, però in linea di massima la tipologia, secondo me, indispensabile dei prodotti che non devono mancare sono questi. Come sempre, ripeto, spero di avervi tenuto compagnia e di esservi stata utile. Vi mando un grande bacio e spero che apprezziate il mio ritorno su questi schermi. Alla prossima, ciao!